Direttore, una Ubibanca vicino al territorio, soprattutto vicino al settore agricolo? Assolutamente, è la seconda volta quest'anno che organizziamo un convegno qui insieme a Confindustria nel Sannio e ci è sembrato opportuno organizzarlo sui temi che riguardano l'ambito enologico, vitivinicolo, proprio in onore dell'anno nel quale la Falanghina ha ospitato nei suoi territori la capitale del vino europea, la capitale europea del vino. Quindi ci è parso opportuno organizzare questo momento nel quale andiamo a riflettere su come questo settore abbia grandissime potenzialità. E se un settore ha grande potenzialità, è naturalmente attrattivo per una banca vicina ai propri territori come Ubibanca. Un fattore di crescita importante, quindi? Per entrambi, sia per gli imprenditori sia per la banca, è fondamentale. Quali sono i fattori di successo per questo settore? Allora, sono essenzialmente tre: c'è il fattore dimensionale, c'è la propensione all'export, e il terzo è la produzione a denominazione di origine. Il fattore dimensionale, probabilmente fra i tre, è quello più centrale. Qui ci sono tutti questi fattori? Qui ci sono, ma in effetti andrebbero sviluppati, e però sicuramente si sta andando nella direzione giusta. Siamo proprio focalizzati in particolare su questo settore, essendo un settore chiave per quanto riguarda l'agroindustria del Sannio. Filippo Oliverini, presidente Confindustria Benevento. Presidente, questo settore è in forte crescita? È un settore in forte crescita. Come Industria Benevento, tra i suoi associati c'è 5 aziende vitivinicole. Questo è stato, diciamo, lo spunto per cercare di dare anche un contributo a quest'anno a Sannio Falanghina, Città Europea del Vino 2019. L'abbiamo fatto oggi di concerto con Ubibanca, con Sistemi Torino, con alcuni manager di Verona che affrontano questi temi della managerialità, di strumenti finanziari idonei per un comparto come quello vitivinicolo che a volte ha difficoltà a chiedere credito. Lo faremo oggi davanti a una platea di imprenditori agricoli, aziende vitivinicole, cercando di far trasmettere a loro ciò che, diciamo, a nord già si fa, cioè che è importante fare una buona uva, è importante fare del buon vino, ma il problema viene a valle nella commercializzazione, nella presentazione del brand e nella possibilità di fare export. Sono tutti temi che devono essere approfondati in modo scientifico. Oggi lo faremo con 4 interventi tecnici, a valle dei quali ci sarà una tavola rotonda con i cinque più importanti consorzi di tutela vini della Campania e con Gennaro Masiello, vicepresidente nazionale, e Raffaele Amore, presidente della CIA. Una tavola rotonda per cercare un po' di capire anche dal punto di vista proprio del territorio come c'è voglia di crescere, perché per fare crescita ci vuole anche la cultura finanziaria, la cultura tecnica, la cultura manageriale. Ci sono dei limiti nella nostra regione, diciamo sempre che il vino è un brand che tira forte nel sistema manifatturiero italiano, però certamente potremmo dare ancora molto molto di più. Oggi il contributo che vogliamo dare è proprio questo, cercare di dare fiducia al territorio, ma soprattutto agli imprenditori vitivinicoli, che quando sono associati in cooperative, e ci pensa il board della cooperativa a fare tutto questo, ma coloro che si avviano da soli in questo processo di crescita la vedo un po' difficile, quindi qui un po' il valore aggiunto che può dare un'associazione come Industria, ma anche le altre col diretti CIA. Quindi grossi margini di crescita per questo settore? Assolutamente sì, bisogna prendere la consapevolezza che ci sono ampi margini di crescita, soprattutto in termini di export. I bilanci e i numeri pubblicati dell'anno 2018 ci portano ad evidenziare appunto una crescita forti in termini di export nel settore dei vini, in un mercato interno che per lo più ha dimostrato una stagnazione quasi stabile. Il vino ha fatto progressi, il più 9%, quindi significa che crescita domanda interna, crescita verso l'export. È un mercato che bisogna saper guadagnare, non è giusto che lo facciano solo gli attori del nord, anche a sud ci sono prodotti di primissima qualità. Probabilmente bisogna un po' uscire fuori dal concetto di nanismo e cercare di crescere. Oggi vuole essere proprio una lezione da questo punto di vista, e spero che gli invitati che sono stati coinvolti sapranno cogliere questa occasione. Quali sono le potenzialità di questo settore e quali difficoltà di un'azienda giovane come la sua? Sì, il mercato vitivinicolo è sicuramente un mercato in forte espansione a livello internazionale e a livello nazionale. Certamente per le piccole produzioni locali, diciamo, che sono legate a vitigni autoctoni come, diciamo, quella di recente nascita che, diciamo,
abbiamo creato a Castel Campagnano, non è facile inserirsi sul mercato perché comunque l'offerta di prodotti vinicoli anche di una qualità medio-alta è già abbastanza presente sul territorio. Qual è la molla che fa scattare in una persona "io faccio l'azienda vinicola"? La passione sicuramente è alla base di questo tipo di attività, che comunque diciamo hanno poi una grande difficoltà. Impiantare un'azienda vitivinicola ex novo non è cosa molto semplice, solo se supportati da una passione autentica è possibile insomma inseguire un sogno. Noi sul territorio beneventano siamo presenti con 3 filiali, la filiale di Telese l'abbiamo aperta l'anno scorso. Era uno sportello, è stato riqualificato come filiale autonoma, indipendente, proprio nelle città del vino, capitale europea quest'anno del vino, Telese, la Valle Telesina, quindi secondo me è stato un momento importante per stare vicino al territorio, per stare vicino a delle aziende importanti, stare vicino a un settore secondo me in piena espansione. E la nostra banca anche in provincia di Benevento è sempre presente, quindi questo ci fa immensamente piacere. Questo è un settore che secondo lei ha grosse probabilità di crescita? Secondo me sì, deve essere selettivo, bisogna assolutamente essere selettivi nelle scelte, selettivi anche gli imprenditori devono essere selettivi nei mercati che vogliono aggredire. Oggi in questo convegno è presente anche il responsabile estero della nostra banca, proprio perché bisogna aprirsi a mercati internazionali. Io credo che i mercati domestici non siano più sufficienti per gestire questo tipo di iniziative, ma i mercati internazionali sono ormai, diciamo, lo sbocco necessario.